dato che c'è una nostra amica che viene sempre a trovarci e gli ho detto, senti, poi lei fa, insomma, si occupa di arte, è bravissima nel criticare certe, di farci capire un po' meglio, l'altra volta era una scultura, vero? Io ve la presento subito, che è Roberta Verteramo. Buonasera. Abbronzata perché sei arrivata dalla Spagna. Olè, è un po' sei un po' spagnola stasera, eh? Si vede che sei andata in vacanza. C'ha uno stacco di gambe che, vedi il nostro amico che ci sta, non ha neanche le calze. Vabbè. No, è carino perché tu ci hai portato a vedere una cosa meravigliosa, un teschio, però che teschio? Sì. Ma è un teschio pazzesco, ma quanto vale quel teschio? Allora, questo teschio è un'opera realizzata da Damien East, che è un artista, è un'opera che vale 100 milioni di dollari. Quanto? 100 milioni di dollari. Ah. E pensa che è proprio una delle opere più care che si sono nella storia dell'arte, realizzate da un artista vivente. Beh, si può capire bene anche perché costa così tanto. È esattamente fatto di platino e diamanti, sono quasi 8.000, più di 8.000 diamanti, mamma mia, e un diadema di 52 carati. È straordinario secondo me come opera perché lui riesce a unire la figura del teschio, quindi la morte, a un elemento di lussuria che sono appunto i diamanti, che per i greci e i romani sappiamo che il diamante erano le lacrime degli dèi. Trovo fantastico proprio lui stesso dice: ho voluto associare al teschio che rappresenta la morte un elemento di lussura, l'ho ricoperto con questo elemento del desiderio. E, sì, e pensate anche solo la. E per chi porterà per metterselo, sicuramente sarà un gran vanto, no? Beh, perché, cavolo! Sì, e sicuramente c'è sicuramente qualche artista, cioè qualche collezionista che lo desidera, che sarà disposto a pagare queste cifre per possederlo. Ma sì, ma qui c'è una gara, noi ci mettiamo, noi ci mettiamo tutti in lista. Ma il messaggio potrebbe essere che il lusso portano alla morte dell'anima. Sì, lui assolutamente. Cioè tutto questo accumulare ricchezze, sì, i diamanti, sì, soldi, brillanti, morte. Certo, assolutamente, ecco. Sì. Cioè lui vuole proprio fare una critica, cioè vuole sottolineare il fatto che è vero sì che è un bene preziosissimo, però ricordiamoci sempre che c'è la morte, che quindi comunque è un bene materiale e quindi che noi comunque siamo destinati a morire. Ma che bello! E con queste belle parole impariamo delle cose, guarda. Una delle interpretazioni psicoanalitiche della cupidigia però ci riporta proprio ai temi di morte come una motivazione ad accumulare dei beni per negare la morte. Certo. Quindi sono temi estremamente collegati in entrambi. Infatti proprio il diamante è un modo per, come dire, è un diamante e rappresenta l'immortalità. È anche il migliore amico delle donne, sì, però. Esatto. Questo lo diceva Marilyn Monroe, ma comunque... Il diamante per sempre. Infatti, certo. Sì, sì. E a me lo dicono. La cosa straordinaria che ho ancora letto in questi giorni è una frase di Picasso che ho trovato straordinaria, perché lui dice: io ho voluto accontentare le richieste dei mecenati, comunque il mecenatismo c'è già dal 300 dopo Cristo, e l'ho voluto accontentare facendo cose che non capivano. Più facevo cose che non capivano e più loro si erano contenti. Ma dai! Che meraviglia. E poi vorrei leggere solo una brevissima frase dove dice: La celebrità per un pittore significa vendite, guadagni, fortuna e ricchezza. Oggi, come sapete, sono celebre e sono ricco. Ma quando sono solo con me stesso, non ho il coraggio di considerarmi come un artista nel senso grande e antico della parola. Io sono soltanto un tipo che ha capito il proprio tempo e ha sfruttato il più possibile la vanità, la cupidigia dei contemporanei. Bellissimo. Abbiamo anche un Picasso, una cosa carina.